Un piano per interventi integrati sulla non autosufficienza finanziato da un fondo regionale, la proposta di iniziativa popolare presentata dai sindacati dei pensionati di CGIL, CISL e UIL. Il testo è stato consegnato alla segreteria generale del Consiglio regionale, corredato dalle firme raccolte nei comuni molisani. La proposta è partita da circa 6 mesi fa per la raccolta delle firme ed è stato esteso a tutto il territorio della regione. Per cui ad oggi abbiamo 2.929 firme valide raccolte nella maggior parte dei comuni della provincia di Campobasso. Una legge necessaria e democratica per venire incontro a situazioni difficili, hanno spiegato i sindacalisti, un segno di civiltà. La nostra legge è semplice, prevede che ci sia un accertamento preventivo per le persone e per valutare il grado della non autosufficienza delle persone che ne faranno domanda o che si trovano in quello stato. Qual è il loro grado di non autosufficienza e in che modo bisogna intervenire? Attraverso aiuti sociali, sanitari, oppure anche con interventi a favore anche monetari in favore delle famiglie che si trovano in quello stato. Noi chiediamo che ci sia un'integrazione di 3 milioni, perché il Fondo Nazionale è 2.642.000, ma abbiamo visto che non è assolutamente sufficiente per i problemi della regione. Una proposta sulla quale CGIL, CISL e UIL lavorano da tempo e che ora hanno formalmente sottoposto alla regione. Ogni anno la regione dovrà stabilire a priori con esattezza quello che intende investire in questa cosa. Noi vogliamo far parte anche di un comitato proprio per vigilare, la legge lo prevede, l'istituzione di un comitato misto dove anche i sindacati partecipano e vigilano su quello che la regione farà in seguito, insomma.